Buongiorno, buongiorno. Allora, è mattina e noi siamo tornati con un nuovo video. Oh, ora cosa hai trovato? E niente, oggi le bimbe sono a casa perché Chanel dall'asilo ha portato una mega influenza per tutti. Aveva Io, chiuso cioè, la mano. io mi proteggevo tutto e poi mi è venuto anche. Nonostante Chiara non indossava la mascherina anche a casa, si è beccata la super influenza, ha avuto la febbre e c'era un po' di mal di gola, adesso non so, una cosa alle labbra, le fanno male, vabbè. Rossa. E hanno tutti mega raffreddore, pure Michael si è beccato, tranne io. Questa volta no, perché c'è stato un periodaccio poco prima di andare in vacanza, dove siamo stati tutti quanti molto male. E quindi adesso loro se lo sono ripresi. Io questa volta mi sono salvata perché l'ultima volta io sono stata veramente male, non stavo neanche in piedi. Ma adesso niente, a scuola giustamente sto un attimo evitando di mandarle perché non vorrei infettassero tutta la classe. E niente, adesso dobbiamo andare a vedere una cosa, poi magari vi spiego. Comunque, niente, sto cercando il mio giubbotto. Scusate se guardo dall'altra parte, so che la fotocamera è lì, ma mi guardo io perché sono un narcisista. E mi viene da guardare di qua, devo guardare di là. Sto cercando il mio giubbotto, ma non lo trovo. Finalmente siamo nel nostro nuovo box gigantesco. Guardate dove sono. Ci stanno tranquillamente due macchine. Siamo contenti. La nostra è bella grande, quindi ha bisogno di tanto spazio. E poi. A parte queste robe che vabbè le toglieremo, che cacchio su Marker. C'è anche lo scaffale che è molto utile, molto comodo. Poi delle cose non sono cose nostre, poi le faremo togliere. Che frega, basta, kill. Beh, è gigantesco, ormai già sto spazzando. È gigantesco, ragazzi. Mamma mia, aveva detto che era grande, non pensavamo così. Allora, sono tornata a casa, sto preparando il pranzo e dopo. Prima devo fare un video per il lavoro e poi andremo giù, io le bambine a pulire perché manco l'altro lavoro da fare con computer. Mi sto facendo il riso per me, loro hanno le piadine, con le verdure, che ieri mi sono avanzate delle verdure, quindi mi faccio quello con le verdure. Sto cercando un po' di contenermi perché ultimamente. Comunque, volevo dirvi che se tutto va bene, che le bambine stanno continuano a stare bene, venerdì andremo a Leolandia di nuovo perché, amore, avevo detto che c'era rientro gratis la seconda volta. E quindi, se stanno un pochino meglio, perché vi ho detto, sono stati giorni di inferno tra chi vomitava, chi aveva febbre, chi aveva un casino, vi faccio il video però di quando siamo dentro, perché la prima volta avevo detto che non sono voluta proprio godere. Per non stare col telefono in mano. Siccome so già com'è il parco, vi faccio vedere un pochino di più dentro. Così è una cosa anche un po' diversa. Per voi, vabbè, adesso pranziamo, poi faccio un video e poi vado giù a pulire. Allora, mi sono fatta un caffè. Rido perché è 3 volte che faccio sta clip e 3 volte che il telefono non me la salva. Devo solo il borbone. Perché è il mio preferito, questo colore è fantastico. I miei soci ogni volta mi fanno la ricarica da 50. Ottimo. Poi, fermi che Chanel deve superare il naso. Eccoci, qua ci sono i pesci, qua c'è Mie, tutti, qua c'è, siamo tutti. Ho scoperto Teddy, adesso non vado più là. Ho scoperto Teddy, appunto, ho comprato quella zucchetta, tutta pochissimo, costa veramente, roba da 2, 1, 2 euro. Un po' per fare stile autunnale, visto che oggi è il primo giorno d'autunno. Questo qui è 1 euro, vasetto carinissimo, che si abbina a tutta la libreria. E questo qua per dare un tocco di arancione, un po' di autunnale, no? Però la cosa è che voglio mettere il fanco sotto, devo alzare quindi di uno alla libreria e questi sopra in modo che siano alla pari con quelli. E vabbè, qua sono i libri, le cose, anche il quadretto di Teddy. Poi c'è la spada, appena Michael compra un trapano, me la voglio far appendere lì sopra perché erano anni che la volevo, finalmente ce l'ho. La sera noi accendiamo le lucine mentre guardiamo film. Volevo chiedervi, abbiamo questi due spazi perché la libreria è un pochino più alta. Quindi, cosa facciamo? Mettiamo tipo delle scatole un po' carine fatte apposta da esposizione lì sopra o la lascio semplicemente così? Per notare la differenza, riparto Michael, riparto tutti, qua li comprerò delle statuette per Natale Michael.
e parto Deborah. Si vede la differenza. Allora, aggiornamento boss. Non so se la luce serve a qualcosa. Ecco, c'era anche corre. Vabbè, queste cose non sono nostre. Contiamo di farcele togliere. Forse l'ho già letto prima, ma non sono sicura. Ho pulito tutti gli scaffali perché erano pienissimi di polvere. Vabbè. Abbiamo messo le nostre valigie, che se sono così, sa che è colpa di Miele, perché erano sotto il letto. Vale stato mangiarli. Le nostre valigie. La bicicletta di Chanel che era sul pianerottolo, il passeggino. Quelle sono tutte le palline di Natale che poi compreremo adesso quando andremo all'IKEA, i coperchi, così poi possiamo metterle qua dentro, tutte carine le ghirlande, col comodino l'abbiamo buttato, sempre a ruota, si ricomprerà. E quindi posso? Adesso andiamo a pulire un po' la macchina che è sporca. Tanto che il nostro fantastico robottino pulisce, che carino, eh? Si chiama Lucy. Ha preso al Galassia, beh, questo qua è di 2-3 anni fa, non lo so, da Tiger, penso che comunque mettano bene o male le cose ogni anno. Noi siamo già in mood Halloween. Ho trovato queste zucchette, sono quelle ornamentali, non sono quelle che si mangiano. Quelle che si mangiano ce l'ho. Ed è... mamma mia, che buona. La faccio sempre al forno, buonissima. E sono troppo carine queste zucchette, però le voglio prendere ancora almeno due. Solo che costicchiano, quindi vabbè, 1,02 euro le ho pagate in realtà, però... Ho preso quelle più carine, insomma. Comunque direi che già vi ho stressato troppo, quindi il video finisce qui. Il prossimo video sarà o il lettino di Sharon o di Chanel, scusate, o l'Olandia, non lo so. Forse il lettino lo faccio prima, no, dopo. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di seguirmi, iscrivervi, seguirmi su Instagram, non accetto più di fake. E al prossimo video.